Con un'operazione lampo, in poco più di 3 ore, i carabinieri di Fano hanno assicurato alla giustizia l'accoltellatore del Pincio. Intorno alle 11 di ieri sera, gli uomini del nucleo radiomobile del tenente Luigi Grella e della stazione di Fano del luogotenente Barrasso, coordinati dal comandante della compagnia Alfonso Falcucci, hanno rintracciato e catturato un fanese di 21 anni, già noto alle forze dell'ordine per gravitare nel mondo dello spaccio e del consumo di stupefacenti. L'accusa per lui è pesante: tentato omicidio. Cruciali sono stati i momenti successivi all'aggressione. I militari, una volta acquisite le testimonianze e fatte le verifiche sul contesto che ruota attorno allo spaccio di hashish nell'area del Pincio, hanno effettuato e dato il via a una vera e propria caccia all'uomo. Il 21enne, una volta accortosi che i militari gli stavano alle calcagna, ha tentato la fuga, ma è stato catturato e dopo qualche confusa argomentazione ha fatto delle parziali ammissioni. Inoltre ha contribuito spontaneamente al ritrovamento del coltello usato, un modello a farfalla che aveva nascosto nei paraggi del Pincio per poi eventualmente recuperarlo, e per lui così si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastigi. Una brillante operazione che in poco tempo ha consentito di assicurare alla giustizia il responsabile di un reato così violento ed avvenuto in pieno giorno, che ha suscitato subito incredulità e preoccupazione nonché sgomento in molti cittadini per la percezione di insicurezza che questi reati così violenti procurano. L'aggredito, il marocchino di 26 anni, anch'esso frequentatore di contesti legati al piccolo spaccio, dopo essere stato operato d'urgenza nella nottata di ieri, è stato trasferito oggi dalla rianimazione, dove si trovava al reparto di chirurgia, e le sue condizioni risultano stabili.